Takayuki. Cognome? Morimoto. Nazionale? Giappone. Giappone, sei sicuro? Sicuro. Fidanzato? Fidanzato. Con chi? Con una giapponese. E lei? Lei chi è? La tua ragazza? Sì, mia ragazza. Con chi è fidanzato? A me, con e me. Poi? E poi? E poi? E poi che significa? Solo te o altro? Solo io. Sicuro? Sì, speriamo. Sogno nel cassetto? Cassetto? Dai, cominciamo. Che cos'è? Sogno nel cassetto, un sogno che hai. Cosa vuoi che si realizzi nella tua vita? A sogno? Sì. A mangiare. Come a mangiare? un sogno calcistico. E mangiare, sogno di mangiare. Ascolta, dai, che non mi fai ingazzare, no? E ti faccio una domanda seria. È arrivato un pacco nel Giappone ieri, ci domandavamo cosa era. Quello che c'era dentro di pacco? Certo. No, mangiare, una cosa da mangiare. Ah, qua non lo trovi mangiare? No, mandato mamma, risotto. Arrivato caldo? Solo sì. Mangiare? No, mangiare qualcosa. No. Giornalini. Che giornalini? Libri. Libri. Kamasutra, il giornale Kamasutra, no? Porno. Perché mangi sempre aglio? Questo è il mio benzina. E quanto fai con un cespuglio d'aglio? Quanti chilometri fai? A spicchio. Non lo so. A spicchio quanti chilometri fai? Non lo so. Dalle pendici del Fujiyama all'ombra dell'Etna, da Tokyo a Catania. Classe 1988, Takayuki Morimoto si allena da 3 anni nelle file del club siciliano e sotto il vulcano, simbolo della città, sente il suo paese meno lontano. Ha lasciato Tokyo nel luglio 2006 per sbarcare a soli 18 anni nel nostro campionato di Serie A come il più giovane calciatore giapponese della storia. Paragonato a Ronaldo di inizio carriera per costituzione fisica, forza e velocità, oggi è molto di più che una giovane promessa. Di Morimoto ci piace la vitalità, questa capacità di coinvolgere, di entusiasmare la gente, no? Fino a far divenire la sua storia una storia musicale in qualche modo. Va per la maggiore adesso questo brano di Modugno meraviglioso riadattato da Negramaro, e a noi è piaciuto legare questo pensiero proprio alla musicalità del suo modo di giocare e di trovare la via della porta, per cui spesso ci siamo ritrovati a cantare C'è Morimoto al posto di meraviglioso descrivendo i suoi gol, gli abbiamo detto anche in occasione, ma guarda intorno a te che cross che ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Mi piace più maremoto, perché significa tsunami, mi piace. Io, il mio nome è Banzai, dal primo momento, perché ricordo che leggevo i fumetti da ragazzino e c'era un fumetto giapponese dove parlava di giapponesi in guerra, che quando i giapponesi si lanciavano nella battaglia il grido era Banzai. Quindi io gli dico sempre a lui che bisogna lanciarsi su tutti i palloni senza dare respiro agli avversari. Quando io giocavo in Giappone si notavano non soltanto della caratteristica come dotato calcistico, ma anche sulla caratteristica molto aperta, non si sentivano pressione. È quello che i medio giapponesi non avevano. Si è facilitato moltissimo per integrarsi proprio qua. Sono giapponese, però più vicino a Catania, io, perché non c'è preciso io. Mi piace tanto la mentalità dei catanesi, perché c'è sempre allegria. Noi non ci aspettavamo niente, lui ha fatto questo tipo di sorpresa, addirittura contro Roma. Quindi in momento tutti i tifosi, anche tutti gli appassionati giapponesi, si aspettano positivamente sua crescita. È bravo lui, perché è lui che è stato bravo a inserirsi, a imparare una lingua difficilissima per lui, poi tra parentesi, quindi il merito va solamente a lui. Io non ho fatto assolutamente nulla, io a un certo punto della stagione, dovendo decidere quale attaccante dovevamo prestare, io avevo detto, avendo Paolucci, è meglio tenere Plasmati.
abbiamo dato via plasmati e abbiamo tenuto Morimoto. Cioè, voglio dire, a volte è fortuna anche, ma io l'avevo anche detto in conferenza stampa, cioè non è che il ragazzo aveva solo bisogno di giocare. Poi lui è cresciuto moltissimo dal momento in cui forse avrà ascoltato me, avrà sentito che lo volevo dare in prestito, non ci voleva andare. Ma a volte questa è la fortuna degli allenatori. Mi stai detto che fanno formazione, sono titolare. Poi io pensavo questo è l'ultimo chance per me, perché gennaio magari vado a giocare Serie B. Arrivato domenica, ho giocato bene, ho fatto due gol. Per me dopo questa partita ha cambiato tutto. Passaggio trasversale, già recuperato, attenzione, posizione regolare, Morimoto! Il raddoppio del Catania, Morimoto, il lancio lungo, scatta in posizione regolare e fa 2-0 al 39esimo. Meritato, grande, grande palla. Meraviglioso. Allora, Takayuki, il mister, prima di lasciarti i nostri microfoni, ti ha dato delle raccomandazioni anche per fare le interviste. Cosa ti ha detto? Io devo dire, sono contento. Mister, grande allenatore di tutto il mondo. Erano gol che avevi sognato, lo chiedo anche a te, Takayuki. Questo gol? Sì. Molto contento. Volete fare qualche domanda anche voi a Morimoto? Beh, saremo velocissimi, credo, ma soprattutto nella risposta. A Catania per restare a lungo, Morimoto? O è un'esperienza così di passaggio? Cosa? Zenga è il miglior allenatore del mondo? Sì, ha detto così. L'ha detto lui, però. Mi piace tantissimo Inzaghi. Prima guardavo sempre. Poi quando sono venuto qua c'era il grande attaccante, Jonathan Spinelli. Io guardo sempre lui. Sono giocatore di dentro in aria. Io devo migliorare. Quando tiro sempre gol. A chi assomigli non ho la più pallida idea e neanche mi pongo il problema di fare un paragone. L'importante è che assomigli a se stesso e che faccia più gol di quelli che ha fatto, perché ne ha fatti solo 4. Intanto pronto un altro cambio per il Catania, è pronto ad entrare sul terreno di gioco il giapponese Morimoto, giovanissimo neo acquisto della formazione Etnea. L'ultimo 5 minuti chiamato a secondo allenatore. Prima di entrare in campo sono molto, come dice, emozionato. Molto contento, prima partita della Serie A, poi fatto gol. Sono una cosa incredibile per me. Baiocco, il traversone per Morimoto, il pallone sul destro, gol! Ha segnato in Catania Morimoto! Meraviglioso! Fu chiesto di descriverci l'emozione del primo gol, quello di Bergamo, quella grande e meravigliosa impresa, è entrato da pochissimo, riuscì a spostare Carrozzieri, che è un gigante, col corpo e a fare gol. E fu chiesto a Morimoto di descrivere quella sequenza di gioco, allora lui disse grande, grande, grande. È culo, grande culo. Attenzione Mascara, Morimoto! Il pareggio del Catania, il colpo di testa di Mascara che è riuscito a rubare il tempo, si è allungato il tuffo Buffon, il tapin vincente di Takayuki, Morimoto, terzo gol stagionale, ancora lui. No, ma non è la favola, Mori, ripeto, è venuto in un campionato difficile, complicato. Lui adesso è andato alla cronaca perché sta facendo delle cose fatte bene. Poi se deve essere una favola per lui, ripeto, sono contento, ma sarò contento se sarà una favola per tutti i giocatori del Catania. Ciao a tutti, Causti.